Quindi vogliamo passare alla parola in questa sera. Voglio insegnarvi per quanto riguarda sull'attingere all'abbondanza della grazia. Quindi dillo, attingere, quindi significa come ricevere dall'abbondanza della grazia di Dio. Quindi parleremo che c'è sempre una grazia maggiore che Dio ha predisposto per ognuno di noi, quindi per i suoi figli, e che noi abbiamo bisogno di attingere per ricevere da questa grazia. Non so che tipo di problema c'è, ma c'è un po' un problema strano. Se avete i telefonini accesi, spegneteli, perché a volte purtroppo recano problemi. E voglio anche farti sapere che Dio non ti chiamerà attraverso il telefonino, e sicuramente stai qui perché vuoi ricevere dal cielo. Amen. Allora, quello che vogliamo raggiungere come obiettivo è come ricevere una grazia maggiore nella nostra vita. La Bibbia ci insegna questo e lo impareremo naturalmente in questo periodo, in questo tempo. Abbiamo condiviso degli insegnamenti soprannaturali per quanto riguarda il ritiro che abbiamo avuto. Venerdì sera abbiamo ministrato sulla guarigione dell'anima, sull'abbondanza che Dio ha provveduto per guarire le nostre anime, e si è manifestata la gloria di Dio, la presenza di Dio. Lo Spirito Santo ha toccato fortemente le vite delle persone presenti. Quanti eravate al ritiro? Alzate la vostra mano. Quindi se siete stati toccati da Dio, siate vivi stasera. Amen. Partecipate, e voglio incoraggiarvi ad essere presenti in tutti i sensi. Amen. E poi abbiamo trattato altri temi, abbiamo parlato della generosità, di quello che significa l'essere generosi, e abbiamo visto che la generosità non riguarda solo l'area finanziaria, ma riguarda tanti aspetti della nostra vita pratici. Abbiamo imparato che una persona può essere generosa anche se è una persona povera. Abbiamo parlato della vedova, se ricordate, che Gesù incontra nel Tempio, e che lei cosa fa? Getta la sua offerta e Gesù la nota. Abbiamo spiegato che quando lei ha gettato l'offerta, in effetti non l'ha gettata come un atto di disprezzo, ma lo facevano tutti quanti, perché nel Tempio, sulla spianata, ci sono dei posti, delle buche, dove veniva appunto con distanza messa all'interno l'offerta, quindi non la potevano mettere, la dovevano gettare, ok? Quindi non è stato un atto dispregiativo per questo, anzi l'hanno gettata per questo motivo. Ma la cosa che Dio abbiamo notato, che il Signore Gesù ha fatto notare, è che tanti avevano dato del loro superfluo, vi ricordate? Mentre lei aveva dato tutto quello che aveva. Sapete, l'attitudine di chi vuole imparare a dipendere dalla presenza di Dio non è nella quantità di quello che tu dai, ci sei? Ma è in quello che ti rimane. Gli altri non gli è cambiata la vita, a lei invece gli è cambiata la vita, perché aveva dato tutto. Perché? Ci siamo posti una domanda: perché questa donna ha dato tutto? Perché stava dicendo che la sua provvidenza non erano le sue finanze, non erano i soldi che lei aveva, ma era Dio. Quindi stava facendo diventare Dio l'autore della sua provvidenza. Lei aveva pienamente fiducia in Dio, che si sarebbe preso cura della sua vita. E anche Gesù la definisce povera. Una persona povera può essere, anzi, dico, deve essere una persona generosa. Amen. E non riguarda soltanto l'aspetto finanziario, ma riguarda tante aree della nostra vita. Quindi siamo stati in questo ritiro dove abbiamo parlato di provvidenza, che Dio è colui che provvede ai nostri bisogni. Abbiamo parlato dei cammelli, i cammelli stanno arrivando. Alcuni già sono arrivati, per altri stanno arrivando e arriveranno nel nome di Gesù, perché quando tu afferri una parola la devi ritenere forte nel tuo cuore. Ma quello che devi far caso in questa sera è il modo di come noi possiamo
attingere a qualcosa di cui già c'è la provvidenza, cioè già Dio ha provveduto grazia per noi e in ogni area della nostra vita ha provveduto grazia. La Bibbia parla della grazia della salvezza, ma la Bibbia parla anche della grazia per la guarigione, la grazia per un miracolo di cui abbiamo bisogno, la grazia nelle finanze. Quindi la Bibbia fa presente che ci sono livelli di grazia diversi e quindi dobbiamo imparare ad attingere da questi livelli di grazia. Ma il modo di come lo possiamo fare è soltanto attraverso la fede. Però vogliamo andare gradualmente su questo. Intanto vogliamo dare una definizione che credo che sia conosciuta da tutti su cos'è la grazia. Dillo, cos'è la grazia? La grazia o grazia significa favore immeritato. Favore immeritato. Favore immeritato. Favore immeritato. La ripeto più volte perché ci deve rimanere impressa nel nostro cuore. C'è qualcosa che noi non meritiamo, ma che Dio nel suo immenso amore ci ha messo a disposizione. Ci sei? Quindi questo perché? Perché per farci capire che la grazia non è qualcosa che viene attraverso il merito, ma è qualcosa che viene attraverso un favore immeritato. Quindi non puoi meritarti un cambio della tua vita e della tua esistenza, non te lo potrai mai meritare, è sempre un favore divino, è sempre la grazia di Dio. Immaginate, essendo immeritata, cosa significa? Quando Dio ci ha dato la grazia, noi non eravamo presenti, non eravamo addirittura ancora nati, è vero? Vi faccio una domanda: quante opere buone abbiamo compiuto, abbiamo fatto per essere salvati? Per essere salvati non abbiamo fatto nessuna opera buona, ma c'è stata un'opera che ha permesso la nostra salvezza, che è il sacrificio di Gesù. Quindi non abbiamo fatto opere per essere salvati, ma Gesù è colui che ha dato sulla vita, sulla croce, affinché ne potessimo essere salvati. Ma non soltanto essere salvati, ricevere tutta la provvidenza di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo potuto fare nessuna opera perché neanche eravamo presenti all'epoca. Quindi riguarda un fatto passato. Quindi la grazia si basa su che cosa? La grazia è un evento della storia. È un evento storico. Ci credi o non ci credi, è storia, è successo. Cristo l'ha compiuto, Dio l'ha fatto. Ora ci puoi credere come non ci puoi credere, è un fatto che riguarda la storia e la storia non si può cambiare perché riguarda il passato, qualcosa che già è successo. Questo ci fa comprendere che tu non puoi fare niente per quello che Lui ha già fatto. Cioè non lo puoi cambiare, Lui già l'ha compiuto, cioè Lui già l'ha fatto, già ha provveduto per noi la grazia. Non lo puoi meritare perché già è stato compiuto, quindi non viene attraverso il merito ma viene attraverso la grazia di Dio. Puoi meritare qualcosa che riguarda il futuro, ma non puoi meritare qualcosa che è già passato. Noi non eravamo nemmeno presenti, non nemmeno ancora nati quando Gesù ha dato la sua vita sulla croce. Ci siete? Eppure Lui lo ha fatto, quindi noi non possiamo cambiare questo fatto. Infatti questo si chiama cristologia o storica. Gesù già l'ha fatto ed è un fatto che appartiene alla storia, che appartiene a qualcosa che già è successo. Quindi la grazia è stata un'iniziativa divina, non è stata un'iniziativa nostra, ma Dio ha messo a nostra disposizione la sua grazia. Dio ha deciso di farci grazia, cioè Dio ha deciso di darci questo favore immeritato. Ci sei? Ora c'è un verso che è straordinario nella Bibbia che ci parla di come siamo stati salvati. Come siamo stati salvati?
Efesi capitolo 2 verso 28. Dice: voi infatti siete stati salvati per grazia, dillo, per grazia, mediante la fede. Ciò non vien da voi, ma è il dono di Dio. Quindi la grazia è la parte che Dio ha compiuto per noi. Ma questo verso ci dà una rivelazione molto importante, perché Dio ha fatto la sua parte donandoci il favore immeritato, donandoci la sua grazia, ma la fede è qualcosa che tocca a noi metterla. Ci sei? Infatti la fede attinge dove? Attinge dalla grazia che Dio ci ha offerto. Senza fede, la Bibbia dice, è impossibile piacergli. Abramo fu giustificato per fede, e abbiamo imparato anche in questo ritiro che Abramo, essendo giustificato per fede, e Dio gli diede un ordine della circoncisione. E ci siamo posti una domanda: cosa significava la circoncisione? E non mi riferisco a quella fisica, ma a quella del cuore, perché la circoncisione fisica non ha mai cambiato la vita di nessuno, come poi ci viene rivelato anche dalle epistole, dall'apostolo Paolo. Ma quello che conta è l'essere una nuova creazione, una nuova creatura in Cristo. Abramo fu giustificato prima o dopo la circoncisione? La Bibbia dice che Abramo è stato giustificato prima della circoncisione, e poi ha fatto l'atto della circoncisione come un atto di ubbidienza. Abramo è stato giustificato attraverso la fede, dillo, attraverso la fede. Perché ritorniamo al principio della fede, che senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi lo strumento che noi piacciamo a Dio è la fede. Quindi se Dio mette a nostra disposizione la sua grazia, Dio si aspetta che noi attiviamo la nostra fede, che poggiamo la nostra fede sulla sua grazia. Ci siete? Spesso le persone si fermano alla prima parte di questo verso e dicono così: che siamo salvati per grazia, e poi si fermano lì. Capite? Ma leggere soltanto una parte di questo verso, ascoltatemi, non è completo, perché la scrittura si deve leggere nell'insieme, nel suo contesto. Quindi se la grazia funzionasse da sola, la fede, o senza la fede, sapete cosa significherebbe? Che tutte le persone, credenti e non credenti, sarebbero salvati. Ma invece non è così, perché il verso continua e dice la Bibbia che noi siamo salvati per grazia, e poi ci dice anche il modo di come veniamo salvati, e cioè mediante. Il mezzo si chiama fede. Mediante la fede. Questo non viene da voi, e parla della grazia, ma è il dono di Dio. Quindi quello che dobbiamo afferrare: la grazia la mette Dio, la fede la dobbiamo mettere noi. Gesù sulla croce dichiarò tetelestai, che significa è compiuto. Amen. Quindi, se è compiuto, cosa significa? Non deve essere fatto di nuovo, già è compiuto. La tua guarigione per la tua malattia è già un fatto compiuto, è un fatto che appartiene alla storia, è un fatto che è successo 2000 anni fa sulla croce. Così riguarda anche la tua benedizione finanziaria. È un fatto che già è successo, Cristo già l'ha provveduta. Così anche per quanto riguarda la rottura di maledizioni e legami, è un fatto che già è successo.
E quindi la grazia che ci permette di ricevere questo già è successo, ma senza la fede, senza che tu ci metti la fede, non riuscirai a prenderti quello che la grazia di Dio ha già provveduto. Quindi la parte di Dio è la grazia, la parte nostra è la fede. Dillo, la mia parte è la fede. Quindi io non mi devo occupare della parte di Dio, io mi devo occupare della mia parte. Quindi se non c'è la parte nostra, personale, cioè devo fare anche io qualcosa che Dio mi chiama a fare e mi chiama a crederci. Questo è quello che è il segreto della recezione, del ricevere le promesse di Dio. Tu ci devi credere, perché Dio l'ha detto nella sua parola. Quindi non è un discorso che è basato soltanto sulla grazia, perché gli universalisti credono in questo modo, che una persona, qualsiasi tipo di persona, ormai già è salvata, crede o non crede, ma non è quello che la Bibbia ci insegna. Anzi, questo è un grande inganno, è una grande trappola diabolica, perché ci dice che non dobbiamo addirittura credere nell'opera del sacrificio della croce. Ma se Dio mette la grazia e Dio mette la grazia, tocca a me, tocca a te mettere la fede. Romani 10:10, cosa ci dice l'apostolo Paolo? Col cuore infatti si crede. Come si crede? Quindi ci deve credere, e il credere lo devi mettere tu per ottenere la salvezza, per ottenere il tuo miracolo, per ottenere la guarigione, per ottenere la prosperità. Col cuore si crede e con la bocca si confessa. Amen. Quindi col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si confessa per ottenere la salvezza, la guarigione, il miracolo, la liberazione, la provvidenza, quello di cui hai bisogno. Quindi è fondamentale il credere. Quindi non esclude, Dio non ci esclude, ma lui ci coinvolge nella realtà della croce, dell'opera della croce. Infatti Gesù disse che quando sarebbe poi venuto, lo disse prima che veniva lo Spirito Santo, parlando dello Spirito Santo, disse: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato. Perché? Qual è il peccato più grande? Forse qualcuno dice uccidere qualcuno. Forse qualcuno pensa e dice la pedofilia. Forse qualcuno pensa, che puoi pensare? Fare una rapina. Il suicidio. Ma la Bibbia ci rivela una cosa: il peccato più grande è non credere. Quindi quando la Bibbia dice quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giudizio e di giustizia, di peccato perché non credono in me. Ci sei? Quelli che vi ho citato sono peccati. Però le persone andranno all'inferno non per quello che hanno fatto, ma perché c'è stata una possibilità di essere salvati, di credere in Gesù per la loro salvezza, ma non l'hanno accettato, lo hanno rifiutato. Non perché è un criminale, non perché è un omicida, ma perché non ha creduto, perché sennò non ci sarebbe speranza per nessuno di noi, perché la Bibbia dice che tutti noi eravamo peccatori ed eravamo privati della grazia di Dio, della gloria di Dio, scusate. Quindi eravamo esclusi dalla gloria di Dio. Ma quando hai creduto, la grazia era lì a disposizione, era lì pronta per te, attraverso il tuo credere, attraverso la tua fede, hai attinto a quella grazia, e quella grazia ha risposto a un bisogno.
il perdono dei tuoi peccati. Amen. Queste sono le parole di Gesù. Giovanni, vi ho letto 16, 6, 8, 9: convincere il mondo di peccato, giudizio e giustizia, di peccato perché non credono. Ora, se lo facciamo o non lo facciamo, non cambia quello che Dio già ha fatto. Lui già l'ha compiuto. Per questo la grazia di Dio è un fatto che appartiene alla storia, che riguarda il passato. Ma perché Dio l'ha fatto? Il motivo per cui Dio l'ha fatto è che noi possiamo fare che cosa? Farlo diventare nostro, fare diventare reale quello che Cristo già ha compiuto e metterlo nella nostra vita. Lo devo credere, perché senza che io lo credo non lo potrò ricevere. Ci sei? Quindi la grazia e la fede devono lavorare insieme affinché io posso ricevere la salvezza. Amen. Pensate che la grazia ha dei limiti. La grazia non ha dei limiti. Quanto è grande la grazia di Dio? Quanto è grande il tuo bisogno, così è grande la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio risponde al tuo bisogno. Quindi scollega la tua mente dai tuoi pensieri carnali e collega la tua mente sulle cose di Dio. Perché così è grande il tuo bisogno, così Dio interviene nella tua vita. Ma la grazia, abbiamo detto, è un fatto che appartiene alla storia. Già è successo. Io lo ricevo attraverso la mia fede. Tito capitolo 2 verso 11: infatti la grazia salvifica di Dio. Questo è un livello di grazia, è il primo livello di grazia che viene chiamata dall'apostolo Paolo la grazia salvifica. Da Tito, scusate, viene chiamata la grazia salvifica, la grazia che salva. È apparsa a tutti gli uomini. Dillo, è apparsa. Ascoltami bene. Hai mai visto apparire una cosa? Appare una persona. Non appare una cosa. Di chi sta parlando che è apparsa? La grazia salvifica di Dio è apparsa. Sta parlando di Gesù. Perché la grazia non è una dottrina, la grazia è una persona, e la persona si chiama Gesù Cristo. E questa grazia, cari, non è apparsa solo a poche persone, ma è apparsa a tutti gli uomini. Gesù si vuole rivelare nella vita di tutti gli uomini, quindi la grazia è una persona. E questa persona è il nostro Signore Gesù. Giovanni, l'apostolo Giovanni, nel suo prologo dice queste parole. Giovanni 1,17: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. Quindi Mosè è colui che ha ricevuto la Torah, la legge, e quindi l'ha data. Ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi è una persona. Quindi non è semplicemente un insegnamento, ma la grazia è Cristo stesso che viene a vivere dentro la nostra vita. Quindi quando Cristo viene a vivere dentro di te, la grazia di Dio viene a vivere dentro di te. Ci sei? Quindi Mosè riceve la legge, ma Cristo è la grazia. Lui la riceve, Gesù la porta, perché lui la grazia. E lui si presenta come il favore divino e la grazia di Dio. Quindi dobbiamo capire un principio, ascoltatemi. Dio è perfetto, dillo, Dio è perfetto. Ed essendo perfetto, non può fare cose imperfette.
anche il piano di redenzione, cari, è stato fatto in un modo perfetto. Amen. Dio ha pensato ogni cosa. Non pensare che Dio si sia dimenticato di qualcosa. Dio ha pensato ogni situazione nella nostra vita. E prima che c'è un bisogno, ascoltatemi, Dio ha già provveduto la grazia. Prima che Adamo peccasse, quindi prima che ci fosse il bisogno, prima che ci fosse il problema, la grazia di Dio già era stata provveduta. In Apocalisse è scritto che cosa? Che l'agnello di Dio, che Gesù Cristo, è stato preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi quando tu hai un bisogno, sappi che Dio già ha la soluzione al tuo bisogno, che Dio ha già la soluzione al tuo problema, che Dio ha già la soluzione al tuo peccato. Amen. Come l'attingi la soluzione? Perché la grazia già c'è, già è stata provveduta attraverso la tua fede. Amen. Quindi l'apostolo Paolo un giorno stava vivendo un bisogno nella sua vita e Dio gli disse una parola, secondo Corinzi 12:9: ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Dammi un po' di voce. Dillo, la mia potenza, Dio ha detto la sua potenza, è portata a compimento nella mia debolezza. Paolo stava pregando che si allontanasse un'infermità dal suo corpo, ma Dio gli ha dato queste parole, ma non per dire rassegnati e vivi così, perché molti interpretano male questo verso. Ma questo verso in realtà sta dicendo: tu hai bisogno e sappi una cosa, io ho già risposto al tuo bisogno, io ho già risposto alla tua necessità, quello di cui tu hai bisogno già è stato esaudito. Ci sei? Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, è sufficiente, perché nella mia grazia già c'è la risposta alla tua malattia, perché nella mia grazia già c'è la risposta alla tua maledizione, perché nella mia grazia già c'è la risposta alla tua necessità e al tuo bisogno. Ma questo poi lo approfondiremo la settimana prossima, perché continua e dice: la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Cosa disse da Paolo? Può sembrare una cosa strana, ma quando sono debole, allora sono forte, perché io sperimento il favore divino e la grazia di Dio che mi viene a sollevare dalla mia condizione. Ci sei? Lo puoi immaginare? Che quando sei debole sei forte? Sapete quante volte ho sperimentato nella mia vita, nella debolezza, una forza soprannaturale? Mentre ero debole, mentre ero incapace, mentre non riuscivo a fare determinate cose, ero scoraggiato. Sapete cosa fai tu in quei momenti? Chiedi aiuto a Dio e dici: Signore, in questa situazione io non ce la posso fare senza di te, ho bisogno di te nella mia vita. Debolezza, e Dio interviene, perché nella tua debolezza viene portata a compimento la grazia di Dio, viene rivelata la grazia di Dio. Entusiasmati e attingi alla grazia di Dio per te. Alzatemi, alzatemi, se no dammela a me o i zii. Amen. Dillo, nella debolezza è portata a compimento la grazia di Dio.
La mia grazia ti basta, è sufficiente, non hai bisogno di altro, è sufficiente per tirarti fuori dal tuo problema, dalla tua malattia, dalla tua infermità. Dillo, la grazia è sufficiente. Ma sapete dove sta il problema? È che io devo attingere alla grazia. E come attingo? Attraverso la fede. Quindi non è Dio che non lo vuole fare, già l'ha fatto. Non è Dio che non vuole darmelo, già me l'ha dato. Non è Dio che non vuole guarirmi, già ha provveduto per la mia guarigione. Non è Dio che non vuole prosperarmi, già l'ha compiuto. Non è Dio che non vuole liberarmi, già l'ha fatto. Ma la domanda è: ci credo? Attiva la tua fede, credi in Dio e ricevi quello che la grazia di Dio già ha provveduto per la tua vita. Ci sei? Dio sta dicendo a Paolo: la mia grazia ti basta, è sempre. Dio dice a Paolo: la mia grazia è sempre maggiore al tuo, del tuo bisogno. Dillo: Signore, la tua grazia è sempre superiore, è sempre maggiore al mio bisogno e alla mia necessità. Sapete che significa questo? Che in qualsiasi bisogno o necessità che ti vieni a trovare, la grazia di Dio sempre sarà superiore al tuo bisogno e alla tua necessità. Amen. Amen. Dillo: la grazia è sempre maggiore. Quanti avete un bisogno? Quanti avete un bisogno e vi rendete conto che non riuscite a farcela? Quanti avete un bisogno e vi state rendendo conto, ti sembra che quasi è tutto buio attorno? Sappi, c'è una buona notizia: la grazia di Dio è maggiore a quel bisogno. La grazia di Dio è più grande di quel bisogno nella tua vita. Ci sei? Filippesi 4:19. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo: ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Dio non potrebbe dire che lui avrebbe supplito ad ogni nostro bisogno se non avesse già provveduto la grazia necessaria per la nostra vita. Perciò lui dice che lui supplirà ad ogni vostro bisogno, perché lui già ha provveduto la grazia necessaria che tu hai bisogno di sperimentare nella tua vita. Quindi la grazia è una delle ricchezze più grandi della gloria. Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Vuoi sapere quali sono le ricchezze in gloria? Una di queste si chiama grazia. Amen. Ci sei? Quindi qual è il beneficio che mi porta questo? È farmi diventare fiducioso. Io incomincio a fidarmi di Dio, divento ottimista. Perché? Se ho un bisogno, Dio già ha provveduto la grazia per rispondere a quel bisogno. Quindi mi permette di fare che cosa? Di farmi crescere nella fede, di farmi aumentare la mia fede e di farmi attingere da quello che Dio ha provveduto. Amen. Ci siete? Non pensate, o cavra. Ricevete la parola nel nome di Gesù. È qualcosa di glorioso e di soprannaturale, perché la grazia di Dio ti permette di realizzare queste cose. Il beneficio qual è? Cosa porta? È farti diventare fiducioso, perché la grazia di Dio è sempre maggiore, è sempre più grande del tuo bisogno, della tua necessità. Perché? Perché se so che in qualsiasi situazione mi vengo a trovare, Dio è disponibile a darmi la sua grazia, non affronterò la vita con incertezza, ma sarò sicuro, sarò fiducioso.
Amen. E adesso cosa devo fare? Non lo dirai. E mo come mi devo comportare? E adesso come devo agire? E adesso come devo muovermi? E adesso cosa devo pensare? Perché tu sai che la grazia di Dio è sempre più grande del tuo bisogno. Perché hai un'assicurazione da parte di Dio che in qualsiasi sia la situazione che mi vengo a trovare, qualsiasi sia la circostanza che passo nella mia vita, la sua grazia sarà sempre più grande del mio bisogno. Tutto quello che io potrò passare, io so che la grazia di Dio è sempre maggiore. Amen. Sono fiducioso, so che Dio risponderà a questi bisogni nella mia vita. Questo per me è fondamentale poterlo capire, perché altrimenti rischierei o rischiamo di vivere una vita emotiva più di vivere una vita nella fede. Ma Dio ti sta chiamando a vivere per fede, perché per fede e pazienza si ereditano le promesse. Perché iniziamo a relazionare con Dio? Quando noi siamo emotivi, inizieremo a relazionare non con Dio, ma con le nostre emozioni. E quindi secondo le circostanze, secondo quello che io vivo, secondo quello che mi succede attorno, io mi lascerò condizionare. Se le cose vanno bene, sono felice. Se le cose vanno meno bene, allora incomincio a deprimermi, incomincio ad essere, a stare male. Questo è quello che succede quando tu coinvolgi le tue emozioni. Perciò Dio ci dice che dobbiamo camminare per fede nella sua parola. Amen. Perciò iniziamo a relazionare con Dio in base alle nostre emotività. Un giorno ti svegli in un modo, un altro giorno ti svegli in un altro modo, un altro giorno ancora in un altro modo, e in questo modo penserò che lui non mi aiuti e non mi viene in soccorso, perché sto vivendo secondo la mia emotività, secondo l'area dei miei sentimenti. Ci sei? Cari, assolutamente non è così. Dillo, assolutamente non è così. Perché tutto è stato compiuto sulla croce e noi dobbiamo solo imparare ad attingere da quella grazia. Ascoltate, l'apostolo Pietro spiega il ministero di Gesù dicendo queste parole nel libro degli Atti, nel capitolo 10, il verso 38. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene. Quindi cosa faceva Gesù? Era stato unto per fare del, e guarendo, dillo guarendo, tutti coloro che erano sotto l'oppressione del diavolo, perché Dio era con lui. Questo è quello che descrive l'apostolo Pietro in Atti, nel capitolo 10, il verso 38. Intanto chiama la malattia, come la definisce l'apostolo Pietro ispirato dallo Spirito Santo? Un'oppressione diabolica. Dio non manda le malattie. Cancella questa bugia, questo inganno dalla tua mente. Gesù è quello che ha pagato per le nostre malattie e le nostre infermità. E non ci può essere una contraddizione in Dio, perché la redenzione è stata fatta in un modo perfetto. Ma cosa ha detto qui l'apostolo Pietro ispirato dallo Spirito Santo? Che lui andava attorno facendo del bene, sanando tutti coloro che erano sotto l'oppressione del diavolo, perché Dio era con lui. Amen. Quindi la malattia è un'oppressione del diavolo, quindi la povertà è un'oppressione del diavolo,
Quindi la miseria è un'oppressione del diavolo. Quindi la maledizione è un'oppressione del diavolo. Ora ascoltatemi. Una delle cose che ci sfugge in questo verso è: siccome lui è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti, non può fare diversamente oggi. Oggi farà la stessa cosa. Lui è andato attorno, oggi continua a fare quello che lui ha iniziato. Dillo, lui l'ha iniziato e lo continua a fare. Ma siccome molti si basano sull'esperienza più che sulla parola di Dio, perché sapete cosa fanno? Dicono: ma io sto vivendo così, questa è la mia esperienza. Che grande inganno, cari. Sei così presuntuoso da cambiare la parola di Dio con le tue esperienze, o da confrontare la parola di Dio con le tue esperienze? Quella dottrina non si cambia. La parola di Dio è la parola di Dio. Le nostre esperienze sono un'altra storia. Io mi devo basare non sulle mie esperienze, ma su quello che Dio ha detto nella sua parola. Perché l'esperienza è legata al nostro livello di rivelazione. E se il nostro livello di rivelazione è basso, io la farò dipendere da quel livello di rivelazione basso. Mentre io mi devo regalare che cosa? Devo essere legato alla parola. Chiedi se il mio livello, o chiedi, quindi il mio livello di rivelazione è basato sulla mia esperienza, quindi ha bisogno di crescere. Ci siete? Questo ci deve far comprendere che cosa? Che la parola di Dio non deve essere mai sostituita. Non fare mai l'errore di sostituire la parola di Dio con le tue esperienze. Non fare mai questo errore, ti troverai male. Ma devi vivere sempre in base a che cosa? A quello che ha detto nella parola di Dio. Gesù, quando ha affrontato il nemico, ha detto: sta scritto. Non mi avete capito, sta drummen. Gesù, quando ha affrontato il nemico nella tentazione, non ha messo le sue esperienze, perché lui ebbe fame, quella era la sua esperienza. Ci sei? Dopo 40 giorni di digiuno, voglio avere a chiunque, lo stomaco incominciò a gridare, la fame della vita e della morte. Dicono i medici che se non mangi in quel giorno, in quel momento, dopo che hai fatto un digiuno così prolungato, se non mangi rischi di morire o muori. Perché dopo un digiuno così prolungato arriva un giorno che si chiama la fame della vita e della morte. Quella era la sua esperienza. Ma immaginate Gesù in quel momento. Sapete, non si stava basando sulla sua esperienza. Quante volte noi diciamo: ma le mie esperienze, io sono una persona di esperienza. Non ti basare sulle tue esperienze. Gesù cosa ha detto? Quando il diavolo è andato a tentarlo, quanto? Nel momento del bisogno. Lui non viene quando tu stai bene, quando tu stai in forza, quando tu stai in salute. Lui viene nel momento del bisogno nella tua vita. È andato da Gesù nel momento del bisogno, di che queste pietre diventino pane. La sua esperienza poteva essere quella di dire: lo farò perché ho fame, perché lo stomaco sta gridando. Ma Gesù invece ha risposto con la parola: l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non basare mai, dillo alla persona accanto a te, non basare mai la tua vita sulle tue esperienze, perché cadrai, perché sarai depresso,
perché sarai malato, perché morirai. Basa sempre la tua vita su quello che Gesù ha detto, sulla parola di Dio. Amen. Quando io baso la mia vita sulla parola, crescerò. Quando io baso la mia vita sulle esperienze, sono nella carne e peggiorerò. Ma quando baso la mia vita su quello che Dio ha detto, la mia vita crescerà, andrò di gloria in gloria, passerò di livello in livello. Amen. Ma quando la baso sulle mie esperienze, non otterrò nulla, la mia situazione peggiorerà soltanto. Ci sei? Ci sei? Chi dorma dica amen. Chi ha sorella di Dio? Alleluia. Facciamo un applauso. La sorella di Dio ci fa sempre sciudare. Ascoltami. Non è la verità che ti libera. Ma è la verità che conosci per rivelazione che ti libera. Ci sei? Non è la verità che ti libera, ma è quella che conosci attraverso la rivelazione che ti rende libero. In altre parole, non è la verità di ripetere il verso a memoria che ti libera, ma è confessare il verso attraverso la fede che ti libera. Amen. Ci sei? Quindi Dio ti sta dicendo: devi basarti sulla parola, devi credere alla parola. Alcuni cosa dicono? Vi faccio un esempio. Alcuni ripetono 10.000 volte vicino ai demoni, quando devono cacciare i demoni: vai via nel nome di Gesù, 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 vai via nel nome all'infinito. E sta sempre lo demone. Cari, basta dirlo una volta. Se lo dici una volta e lo dici in fede, il demone scapperà via. Amen. Basta che lo dici una volta in fede. Non perché lo ripeti a pappagallo, ma perché lo ripeti in fede. Il demone andrà via nel nome di Gesù. Ci sei? Perché quella volta che lo dichiari e ci credi, questo è quello che ha fatto Gesù. Gesù non ha mai ripetuto due volte vicino a un demone di andare via. Gesù non si è messo mai a fare una chiacchierata con i demoni. Come te la sei passata oggi? Tutto a posto? Come ti chiama? Roviene? Quanto anni tiene? Rosinnato? Ma che ti interessa? Caccela e basta! Dillo, caccela e basta! Perché puoi ripetere in continuazione delle frasi, ma le ripeti nell'incredulità, solo perché vuoi convincere te stesso. È nel nome di Gesù, è nel nome di Gesù, è nel nome, io non sono convinto, ma se ne va o non se ne va, boh, io ci provo, nel nome di Gesù, è nel nome di Gesù, e non se ne va mai. Lo devi fare in fede. Quando Gesù parlava ai demoni, diceva via una sola volta e andavano via. Non ha mai discusso con i demoni. Ora, sai perché si succede questo? Perché manchi di autorità. Sai perché manchi di autorità? Perché non ci credi che ce l'hai. E Dio te l'ha data. Dio ci ha dato autorità e potenza. Oh, ci stanno gente che ha 20 anni combattendo con quello demone. 20 anni! 20 anni! Non riescono a vincere quel peccato, non riescono a vincere quella tentazione, e arrivano al punto: è più forte di me, è più forte di te, nel nome di Gesù.
Stai dicendo che è più forte di Dio, ma niente è più forte di Dio. Amen. Perché manchi di autorità? Perché manchi di autorità? Perché hai acquisito e hai attinto a cose religiose, non alla verità. Quindi abbiamo bisogno di capire quello che Gesù disse in Giovanni 8:32: conoscerete la verità per rivelazione. Dillo, per rivelazione, e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità per rivelazione, e la verità rivelata ti renderà libero. Dillo amen. Questo perché? Perché la conoscenza per rivelazione ti porta una convinzione, e la convinzione ti dà franchezza. Ci siete? Ma mi state comprendendo? Parlo in italiano? Volete che predico in napoletano? È la verità che ti fa libero, è la verità che ti viene rivelata, è la verità che tu afferri nel tuo spirito e nel tuo cuore. Ci sei? In realtà a volte che succede? Proviamo a vedere se funziona. Prima si funziona. Me l'hanno detto pastore in da chiesa, ma se mi sbrò a Luca lo dice. Prima si funziona. Ma non è la lampadina. Vediamo, la mettiamo nel portalampado, vediamo se funziona. È un fatto che realmente è successo. Ci devi credere. Dillo, ci devo credere. Abbiamo parlato di grazia. La grazia dove si appoggia? La grazia è la fede. La fede ti permette di ricevere. Ci devi credere. Ci devi credere. Dillo, ci devo credere in quello che Dio ha detto nella sua parola. Non devi provare se funziona, perché in realtà non ci credi se provi. Ma se lo credi, quando una cosa non funziona, io insisto fino a che non si realizzi. So che si realizza, rimango fermo nella fede. So, Signore, che quella è la tua promessa ed è la tua volontà per la mia vita. Ci sei? Quando agisco così, faccio come si fa quando agisco nell'incredulità, quando agisco nella carne, quando non ci prova. Cosa stai facendo? È come quando ti vai a giocare un biglietto alla lotteria. Può darsi che mi viene buona. Può darsi in mezzo a tanti milioni di persone vinco. Ma non è così la fede. La fede è ben diversa, la fede è certezza. Dillo, la fede è certezza. Amen. Quella è fortuna. Ma la fede non è fortuna. Oh, mi è successo, mamma, mi sono stato fortunato. Non è, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quando tu non puoi fare niente per cambiare quello che è successo, cioè non puoi fare niente per cambiare quello che già è successo. La morte di Gesù sulla croce è successo. Il seppellimento di Gesù è successo. La resurrezione di Gesù è successo. L'ascensione di Gesù è successo. Non puoi fare niente per cambiarla. Ci devi solo credere. Ci devi solo credere. Amen. La grazia si poggia su qualcosa che già è successo. Dillo, è successo. È successo. Gesù già è morto. Gesù già è risorto. È stato seppellito. È stato portato in cielo. È un fatto che già è successo. E la tua fede si deve basare su quello che già è successo. Tu non puoi cambiare quello che già è successo. Mi state comprendendo? Cosa disse l'apostolo Giacomo? E concludiamo. Giacomo capitolo 4 verso 6: ma egli dà una grazia ancora più grande.
dillo con una grazia ancora più grande. Cosa significa una grazia ancora più grande? Qui Giacomo ci parla di livelli di grazia differenti che vanno sempre crescendo nella nostra vita. Ma di questo ve ne parlerò la prossima volta. Amen. Alzatevi all'impiedi. Cari, in accordo a quello che abbiamo parlato stasera, ascoltatemi, in accordo a quello che abbiamo parlato, vogliamo pregare affinché ogni tuo bisogno, affinché tu capisca, comprendi che già c'è la risposta ad ogni tuo bisogno e tu hai la grazia sufficiente per attingere a questo bisogno. Perché? Ascoltami, cos'è la grazia? La grazia prende forme. Quale forma prende la grazia? La grazia prende forma del tuo bisogno. Gesù un giorno disse vicino ad un uomo nato cieco: ora che egli si era avvicinato a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada e stava mendicando, chiedendo la carità. Sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. Gli risposero che stava passando Gesù. Chi è Gesù? È la grazia. Sta passando il favore divino, sta passando il favore immeritato, sta passando la grazia di Dio. Gesù il Nazareno. Allora egli gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ci sei? In quell'uomo cosa c'era? In quell'uomo c'era la fede, e per mezzo della sua fede stava gridando alla grazia. Lui stava pensando: lì c'è la risposta alla mia cecità. Quest'uomo cieco, non sappiamo se è nato cieco, non sappiamo se ha perso la vista, ma era cieco. Lì c'era la grazia, il favore divino. Lì c'è il bisogno, la risposta al mio bisogno. Quest'uomo cosa aveva? Aveva la fede. Stasera tu hai bisogno di avere la fede. Il verso 39: quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse. Perché incontrerai sempre quelli che ti dicono: ma che sta facendo Cristo? Ma che sta per sa capa? Ma che se non sta buono che la capa? Ma che gli è successo? Ma state zitto, sì, per favore. Ci saranno sempre quelli che incontrerai che cercheranno di scoraggiare la tua fede. Ma gloria a Dio. Gli avevano detto, quelli che camminavano davanti lo sgridavano dicendo: taci. Ma lui gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando gli fu vicino lo interrogò. Stasera Gesù è qui. Stasera Gesù è qui. Stasera, non domani, adesso lui è qui. In questo momento lui è qui. La grazia, il favore meritato è qui. Non lo meriti, hai un bisogno. Quando avete un bisogno, non lo meritate la risposta, ma lui è qui, il favore meritato. Quindi non ti dirà: caro figlio mio, mi dispiace, non do merda. No, perché la grazia è qui. Gli disse di avvicinarsi. E quando gli fu vicino lo interrogò dicendo: cosa vuoi che ti faccia?
E Gesù ti sta dicendo: qual è il tuo bisogno? Voi pensate che lui non lo sappia? E lo sa, però vuole che tu glielo dici. Perché dicendogli tu attivi la fede. Dicendoglielo tu attivi la tua fede. Cosa vuoi che ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io recuperi la vista. Cioè, cari miei, vi dico una cosa. È impossibile non riconoscere una persona quanto è cieca. Cioè, devi essere pure tu nella stessa condizione. Perché si vede un cieco. Un cieco ha bisogno di essere portato. Un cieco forse avrà un bastone in mano. Un cieco forse va a sbattere in qualche posto, ha bisogno di capire dove deve mettere i piedi. È impossibile non accorgerti di una persona cieca. Quindi mi sembra una domanda strana, che non ha senso, che Gesù gli fa. Ma come ti ho detto prima, Gesù stava attivando la sua fede. Gesù gli stava dicendo, come stasera a te sta dicendo: cosa vuoi che io ti faccia? La grazia sta qui, disse Gesù. La grazia è Gesù, è Cristo. Lui è presente qui, adesso è vicino a te e ti sta dicendo: cosa vuoi che io ti faccia? Quindi significa che c'è la risposta al tuo bisogno. Ma tu hai bisogno di attivare la tua fede per prendere la risposta al tuo bisogno. Signore, che io recuperi la vista. Diglielo stasera, chiudi i tuoi occhi e diglielo a Lui. Cosa vuoi che Lui faccia per te? Dio mi ha detto stasera, mentre stavo venendo, mentre meditavo la parola e pregavo, io voglio rispondere ai bisogni del mio popolo. Io voglio fare in modo che loro capiscano la grazia che è già stata provveduta per loro. Perché questo è un fatto che riguarda il passato, e il passato non lo puoi cambiare, già è stata provveduta per te, già è successo. E Gesù gli disse, dopo che lui gli esprime il suo bisogno, Gesù gli disse: recupera la vista. Guardate, la tua fede ti ha guarito. Vuoi la risposta al tuo bisogno? Già c'è. La grazia c'è. La risposta c'è, perché la grazia di Dio è sempre più grande del tuo bisogno. Recupera la vista. Recupera il tuo bisogno. Recupera la tua necessità. Recupera il tuo problema. La tua fede, se hai bisogno di guarigione, ti ha guarito. Se hai bisogno di liberazione, ti ha liberato. Se hai bisogno di finanze, provvederà per i tuoi finanze. Che cos'è? La tua fede. Non devi crearla, non devi creare la risposta. La risposta già c'è, devi solo prenderla, devi solo attingere, devi solo stendere la mano e ricevere. Recupera la tua vista, la tua fede ti ha guarito. All'istante, all'istante gli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. Io immagino quello che disse quest'uomo. L'aveva chiamato Gesù, figlio di Davide. Io immagino quello che stava dicendo in quel momento. Cosa stava dicendo? Il figlio di Davide mi ha recuperato la vista. Ci sei? Quindi grida a Gesù stasera. Grida a Lui. Grida a Lui. Ora catamaia redesnai. Io non vedo nessuno che grida. Cari, possiamo finire qui. Io ho fatto quello che dovevo fare. Orista li ha fa tu. Ci devi credere tu. Io non posso crederci per te. Io vi ho insegnato pure stamattina che dovete reclamare sul manto quello che è il vostro bisogno. Perché c'è la risposta qui al tuo bisogno.
perché c'è la risposta qui alla tua necessità. Ma tu devi attingere da questo manto, devi riceverlo nel nome di Gesù. Dillo: io devo riceverlo nel nome di Gesù. Cosa gli ha detto Gesù? In quell'istante gli recuperò la vista e lo seguiva gridando e glorificando Dio. E tutto il popolo, dillo, tutto il popolo, vedendo questo, lodava Dio perché lo conoscevano. Il figlio di Davide è venuto incontro al mio bisogno. Ero cieco e adesso ci vedo. Alleluia. Stasera Dio ti sta dicendo: rispondi alla presenza di Dio. Lui è qui. Attiva la tua fede. Credici. La tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha liberato. Cari, quando facciamo un culto non è un momento che dobbiamo finire, amen, ce ne andiamo a casa. Adesso è il momento che tu devi ricevere, devi attingere, devi attingere. Attiva la fede, devi credere e devi ricevere quello che Dio ha già provveduto per te, quello che Gesù ha già fatto per te. Alleluia. Grida al figliuol di Davide, grida a Gesù. Non avere paura di darmi la voce, alza il volume, grida al figliuol di Davide. Gesù, figlio di Davide, cosa gli disse? Che io recuperi la vista. Esprimi il tuo bisogno in questo momento. Cosa vuoi che io faccio per te? Ti sta dicendo Gesù. Diglielo e credici che Lui adesso, non dopo, non domani, non tra un mese, non tra un anno, ma adesso sta intervenendo nella tua vita. Adesso sta intervenendo, non tra un mese, non tra un anno, adesso. Attiva la tua fede. Attiva la tua fede. Ma io non vi sento gridare. Il figlio di Davide, avete quasi tutti quanti alzato la mano prima, quando vi ho detto qual è il tuo bisogno. E adesso chi sta attivando la fede? Chi ci sta credendo? E chi sta dicendo: Gesù, figlio di Davide, Gesù, figlio di Davide? Chi sta dicendo: io ci credo, io credo nell'intervento divino, c'è risposta al mio miracolo, c'è risposta al mio bisogno, Dio sta rispondendo al mio problema, in questo momento Dio sta rispondendo alla mia necessità. Gesù ti sta dicendo: cosa vuoi che io ti faccia? Diglielo cosa hai bisogno. E mentre lo dici, credici che Lui te lo sta dando adesso. E ricevilo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Quante persone avete delle infermità nei vostri corpi? Quante persone avete delle malattie nei vostri corpi? Alzate la vostra mano, venite qui davanti, gridate a Gesù, figlio di Davide, Gesù, figlio di Davide, che io recuperi la vista.